la voglia di costruire e crescere. Mi ricordo una frase quando siamo venuti a trovarti, forse un Natale, che mi dicevi: noi vinciamo quando un ragazzo riusciamo a inserirlo nella società. Amici e amici, un nuovo progetto, disabilità e condivisione. Sulla base di tutte le esperienze fatte fino ad oggi, abbiamo deciso di cambiare ancora una volta punto di vista, puntando gli occhi sulla condivisione. Oggi siederemo la giunta comunale di Cittadella e la giunta comunale di Villa del Conte, usando la loro sensibilità e la loro apertura mentale che ci hanno posto nei nostri confronti come associazione. E l'obiettivo sarà di abbattere le barriere mentali, in questo momento però usando la carrozzina, sfruttando una carrozzina per dimostrare e condividere le difficoltà di movimento, ma con l'obiettivo di creare un mondo migliore per la società, per i cittadini, abbattendo le barriere mentali. È un progetto che vuole essere d'esempio per essere riproposto in ogni giunta comunale, in ogni comune, in tutta Italia, proprio perché basta poco per essere utili e unire le forze per migliorare il mondo che ci circonda. La volontà non è quello di mettere in risalto le barriere che ci sono, ma bensì dimostrare che si può condividere un percorso assieme. La disabilità è passata attraverso una storia di cambiamenti epocali importanti. Le persone con disabilità sono state segregate, sono state chiuse in casa, sono state non mostrate ai cittadini. Adesso stiamo invece lavorando perché le persone possano vivere una vita autonoma. Sicuramente non è semplice, noi pensiamo che ormai la società si sia adeguata e abbia reso tutto più semplice, invece è molto complicato, insomma la vita in carrozzina è molto più complicata di quella che può sembrare. Purtroppo c'è ancora tanta tanta strada e bisogna anche stare attenti, soprattutto nell'assistenza alle persone con disabilità, di non tornare indietro. Nell'affrontare le barriere architettoniche e fisiche, che sicuramente è importante portare avanti come tematica, bisogna ricordarci che le prime barriere da combattere sono proprio le barriere mentali, ossia l'atteggiamento che abbiamo nei confronti dell'inclusione di chiunque sia diverso dagli altri. Quindi questo progetto deve servire proprio a questo, a renderci conto che le prime barriere sono nella nostra testa e che qualsiasi cosa si faccia, sia da amministratore pubblico che da persona privata, da cittadino, deve tener conto di tutte le persone, perché siamo tutte persone con gli stessi diritti e con le stesse accessibilità. Per me è stato fondamentale avere qualcuno al mio fianco. Deve far parte di tutti, anche chi non ha una persona con disabilità, ma deve coinvolgere tutta la cittadinanza. Il concetto di condivisione che sta portando avanti Mattia è un concetto il più ampio possibile, quindi non parlare solo di inclusione, quindi di metterla appunto su due piani diversi, ma condividere. Un'esperienza ricca di emozioni contrastanti. Dobbiamo cominciare a pensare come una cosa normale, già questo è un modo di includere e condividere. Le barriere non sono solo strutturali, ma sono anche da un punto di vista mentale. Quindi bisogna pensare il paese non solo da un punto di vista proprio fisico, però anche per altri aspetti che sono anche mentali. Bisogna mettersi in questa posizione per capire le difficoltà che hanno le persone con la disabilità. Soprattutto il limite è dentro la propria testa. Una volta che si riesce a superare questo scoglio, poi tutto il mondo comunque diventa più dolce, più sensibile. Non c'è quella sensibilità nel capire i problemi degli altri e quindi solo affrontando i problemi si possono trovare le soluzioni e il miglioramento della condivisione di tutte le persone. Oggi è stata la prima giornata in cui abbiamo portato in campo questo nuovo progetto, dove coinvolgiamo le amministrazioni comunali e dobbiamo imparare a progettare delle cose, delle case, degli ambienti, delle stanze che vadano bene per tutti. E si è conclusa la giornata di oggi col nuovo progetto Disabilità e Condivisione. È stato magnifico, è stato bellissimo far provare la carrozzina
alla giunta comunale, però come abbiamo spiegato in precedenza l'obiettivo di oggi era abbattere le barriere mentali. Ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno aiutato ad aiutare in questo caso, partendo da Alberto Petenon, a Luca Ghiani, a Francesco Progeo, perché insieme stiamo cercando di fare qualcosa di bello. Spero vi sia piaciuto, è l'inizio di tante tappe e seguiteci per rimanere sintonizzati per le novità che porteremo. Crossabili, yo!